tutti. Prima di tutto vorrei scusarmi per il mio pessimo accento italiano. Vorrei anche ringraziare il signor Yuri Clericetti, la signora Barbara Pedrazzini Nobile e il mio amico Egon Maestri per avermi invitato a parlare oggi dello straordinario trattato culinario del maestro Martino. È un grande piacere, una grande emozione per me di incontrare quella vecchia conoscenza proprio nel luogo in cui ha vissuto. Non che io sia abbastanza vecchio da aver conosciuto Maestro Martino quando era in vita, ma mi sono imbattuto nella sua raccolta di ricette all'inizio della mia ricerca sulla cucina medievale nei primi anni dell'80. Ed è stato lui a darmi la prima emozione come ricercatore quando ho scoperto un manoscritto nella Biblioteca Vaticana che nessuno aveva capito essere il libro d'arte coquinaria. I prologhi di alcuni manoscritti del suo trattato culinario e le verifiche incrociate negli archivi milanesi e romani hanno permesso di ripercorrere con una certa precisione la carriera di un cuoco nato in Valle del Blegno che ha servito le grandi personalità del suo tempo. Ludovico Sforza, duca di Milano, a sinistra, poi il patriarca di Aquileia e Camerlingo della Chiesa, Ludovico Trevisan, ed i papi Paolo II e Sisto IV, e infine l'illustre condottiero Gian Giacomo Trivulzio. Per tutto il 400, il Liber de Coquina continuò ad infondersi nelle sue varie forme in tutta Italia e inoltre in Germania un secolo dopo il suo primo trapianto in Francia. Con 268 ricette nella sua prima edizione, il libro d'arte coquinaria si colloca immediatamente come la più grande raccolta culinaria circolante nell'Italia del 400. Che il libro d'arte coquinaria sia stato in grado di registrare meglio queste nuove tendenze culinarie e fuori di dubbio. Se l'uso delle spezie non è certo una novità, la cannella occupa un posto insolito nella sua collezione e soprattutto lo zucchero, che era tutt'altro che sconosciuto nella penisola, diventa indispensabile. Questa doppia promozione, zucchero-cannella, è forse il risultato di un'influenza iberica e più precisamente catalana. Ma questo non è l'unico orientamento e l'apertura del cuoco appare multiforme nel riordino di cui il manoscritto di Riva del Garda è testimone. C'è infatti una serie inedita di ricette alla genovese, mentre i termini utilizzati per designare il pesce si riferiscono sia alla zona di pesca adriatiche sia a quelle tirreniche. Chiamato Martino De Rossi, questo nativo della Valle Montana del Blegno servì a Roma il patriarca di Aquileia, il cardinale Ludovico Trevisan,
Come egli stesso afferma all'inizio delle prime versioni del suo libro di cucina, specialmente quella conservata in mani private e completamente disparue, scomparsa. Il patriarca di Aquileia, cardinale, camerlinghe della Chiesa, è detto alla sua epoca il cardinale Lucullus per il lusso della sua tavola. Prima di servire Ludovico Trevisan, aveva forse servito il duca di Milano, Francesco Sforza, negli anni 50 e 60 del 400, come molti suoi connazionali. Alla fine del secolo e all'inizio del 500, impiegò ancora il suo talento culinario, questa volta per il famoso condottiere Gian Giacomo Trivulzio. Almeno tra il 1464 e il 1484, Maestro Martino fu, secondo me, il cuoco segreto dei papi Paolo II e poi Sisto IV. Il libro di cucina del maestro Martino De Rossi potrebbe essere stato perfettamente adatto alle esigenze e ai movimenti di Gian Giacomo Trivulzio. Nelle sue avventure militari viaggiò in tutta l'Italia, da Milano a Napoli, l'Italia del primo Rinascimento. Esistono anche alcuni fogli stracciati che riportano un menu data al castello di Mezzocco in occasione delle nozze del figlio di Trivulzio proprio all'inizio del 500. Questa breve biografia suggerisce due conclusioni. In primo luogo, Maestro Martino è stato una pietra miliare per la definizione della cucina italiana. Le esperienze maturate servendo maestri così diversi in tutta la penisola gli diedero una visione completa e panoramica di molte tradizioni culinarie che inserì poco a poco nel suo ricettario. Infine, nel manoscritto più recente di quest'opera, quello del Riva del Garda, vediamo i suoi diversi strati, piatta alla romana, alla genovese Sisto IV, o addirittura francesi, per via di Trivulzio, che ha combattuto per il re francese. Seconda conclusione. A differenza di Giovanni da Bockenheim, Maestro Martino non fece carriera nella Chiesa, come chierico, e servì principi secolari e grandi prelati. La sua traiettoria mostra la tradizionale circolazione di professionisti della cucina tra le corti cardinalizie e la corte papale. Era tradizione che un nuovo papa eletto attingesse dalla casa che aveva come cardinale alcuni professionisti esperti e fidati che potessero seguirlo nelle sue nuove funzioni. Si può ipotizzare che Paolo II gli abbia imposto prodotti veneziani, Sisto IV piatti genovesi
e Trivulzio alcuni ricette francesi. Ma lo stile di Martino è riuscito ad amalgare questi elementi di origine molto diversa. Questa ricreazione si traduce in ricette spesso più lunghe o talvolta, al contrario, più concise, ma sempre più chiare. Martino ha interrotto la catena di voci e note valenti, commenti e spiegazioni che venivano integrati nelle ricette originali. Ha imposto ancora una volta uno stile di scrittura omogeneo, con un'elegante linearità nel suo vocabolario. La sua ricetta delle ova piene ristabilisce così l'ordine dei procedimenti che iniziano con la cottura delle uova e terminano con la preparazione di una salsa, la cui preparazione era in precedenza, talvolta mescolata a quella del ripieno. Rigore, chiarezza ed eleganza sono i principi che sembrano aver guidato anche la disposizione delle ricette. I manoscritti e i libri stampati, scritti in italiano e ampiamente diffusi fino alla metà del Cinquecento, devono molto al libro di arte culinaria. Questo non è quindi un capolavoro congelato una volta per tutte nell'eternità della sua perfezione. Opere vivente viene al contrario continuamente modificato, migliorato, riattualizzato quando Martino era vivo, ma anche dopo la sua morte. In effetti, la sua ricchezza e la sua duttilità gli hanno consentito di influenzare la letteratura culinaria italiana fin circa al 1550. Tutti i libri di cucina che furono copiati nel corso del secolo che va dal 1450 al 1550 si rifecero direttamente o indirettamente a Martino. Grazie e